Noi abbiamo una grande opportunità. 40 anni fa l'80% del prodotto interno lordo piemontese era manifattura. Oggi solo più il 28%. Dobbiamo fare in modo che il turismo diventi il turbo del motore torinese. La manifattura rimarrà, sarà il motore ordinario, ma abbiamo bisogno di un turbo. Che cos'è il turismo? È la capacità di valorizzare 8 regge che oggi sono a corona di Torino e che nessun'altra città del mondo ha. Venaria Reale, Moncalieri, Rivoli, Palazzo Reale, Villa della Regina, il Valentino, Stupinigi, Racconigi. Nessun'altra città del mondo ha una concentrazione così ampia di ricchezza architettonica. Ebbene, noi non le valorizziamo abbastanza, ho detto simpaticamente, penso, all'Assemblea che oggi il grande valore turistico di Torino è soprattutto CR7, Cristiano Ronaldo, è la Juventus, è il museo della Juve, lo dice un non juventino per essere onesti. Però loro hanno dimostrato che cosa vuol dire valorizzare anche piccole cose e farle diventare grande dal punto di vista turistico. Noi dobbiamo fare altrettanto. Abbiamo cose uniche nel mondo, il secondo museo egizio del mondo, il primo museo del cinema al mondo, in una confezione spettacolare come quella della Mole Antonelliana. Dobbiamo far crescere questa città. Per far crescere abbiamo bisogno anche di infrastrutture adeguate, l'alta velocità ferroviaria, soprattutto. Il corridoio Genova-Rotterdam, che deve passare in Piemonte e non in Lombardia come vorrebbe il governo. Terza cosa, un aeroporto che sia più dignitoso. Il turismo è diventato ormai elemento centrale per lo sviluppo economico del nostro territorio, sia a livello regionale che a livello torinese. Abbiamo una parte di sicuramente del percentuale di occupazione ancora da migliorare e stanze sfitte, diciamo che abbiamo una concorrenza di più di 6.000 appartamenti che oggi insistono nel territorio di Torino e provincia, che comunque creano una buona competizione. Le istituzioni hanno comunque riconosciuto nel ruolo di Federalberghi e di turismo comunque un partner quanto mai affidabile per il futuro. Beh, questo è assolutamente piacevole per noi, gratificante, anche se quello che ci interessa di più è la crescita del turismo, e facendolo attraverso un gioco di squadra anche con le altre associazioni di categoria. Conosco le istanze del settore, del comparto, che sicuramente è una leva importantissima su cui lavorare, sia in Piemonte ma soprattutto a Torino. C'è grande volontà da parte della Regione anche attraverso quelle che sono le intenzioni del Presidente Cirio, grande rispetto per il lavoro svolto da chi si occupa di turismo e del settore soprattutto di ricezione alberghiera, che in questi anni ha davvero visto un aumento di flussi turistici a cui bisogna dire proprio grazie alla professionalità, come dire, degli addetti, e quindi non deve essere un punto di arrivo ma sicuramente un grande stimolo, e la Regione sarà, diciamo, al fianco degli albergatori, di chi si occupa di turismo, perché i traguardi da raggiungere proprio come volano di crescita per il territorio sono davvero significativi e quindi importanti. Promozione è sicuramente la parola d'ordine. Abbiamo bisogno di far sapere all'estero, anche ai nostri concittadini, quello che avviene a Torino. Programmazione, promozione e commercializzazione.